Per gli incontri di Senza Età parliamo con Enrico Pianetta, che è il responsabile nazionale del movimento Seniores di Forza Italia. C'è un argomento sul tavolo e non da ieri, che è il Ministero della Terza Età. Non solo nasce come proposta, ma ora se ne parla davvero, si fa sul serio, Presidente, cosa dice? Dovremmo veramente fare sul serio, perché giustamente, come ha detto, l'istituzione del Ministero della Terza Età è un obiettivo che qua in Italia ci poniamo da un po' di tempo a questa parte. Anche perché fortunatamente l'Italia, come sappiamo, è un paese longevo e quindi questa è una bellissima caratteristica, perché insomma vivere a lungo è una cosa meravigliosa. Però bisogna vivere a lungo con caratteristiche e condizioni adeguate. E quindi un ministero della terza età dovrebbe, se istituito, mettere in atto tutte quelle misure in maniera molto organica per affrontare il tema delle persone anziane nel nostro paese. Sappiamo che le persone anziane nel nostro paese ormai rappresentano quasi un quarto della popolazione, ma soprattutto, ed è una fortuna, il numero delle persone anziane, diciamo ultra 65 anni, è destinato fortunatamente a crescere nel tempo. Quando siamo di fronte ad un fenomeno positivo come questo, è chiaro che le forze politiche e le istituzioni devono affrontare, ripeto, organicamente questo tema, per non trovarci poi successivamente, come spesso accade, non soltanto nel nostro paese, ma anche in altri paesi, per non trovarci poi in difficoltà quando il fenomeno diventa dirompente e maggiormente difficile da gestire. Penso naturalmente a tutti gli elementi che caratterizzano questo bellissimo mondo delle persone anziane. Ovviamente si parte dalle condizioni più problematiche, perché sappiamo che una quota parte purtroppo rilevante di queste persone anziane, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista delle condizioni economiche, vivono appunto in situazioni precarie, difficili, situazioni che fanno perdere, questo mi pare che al di là degli aspetti politici sia l'aspetto da sottolineare, fanno perdere la dignità della persona. Io cito spesso le parole belle e toccanti del Presidente della Repubblica quando, in occasione del suo secondo mandato davanti al Parlamento, ha parlato delle persone anziane proprio partendo dalla dignità, cioè bisogna mettere in atto le misure per fare in modo che queste persone, e sto parlando evidentemente di una fascia tutto sommato abbastanza consistente di questa categoria di età. Ecco, bisogna evitare che siano lasciati nella solitudine, che è la peggiore delle condizioni umane, perché quando un essere umano si trova abbandonato, si trova in difficoltà, si trova lasciato solo, beh, si perde proprio quello che è l'essenza della dimensione umana. Quindi, da una parte bisogna. La interrompo un momento. Il Ministero della Terza Età si occupa quindi a livello della persona anziana dei non autosufficienti, delle condizioni di salute, ma anche della qualità della vita a livello psicologico, per esempio combattere la solitudine. Infatti arrivavo proprio a questo, al punto focale, perché perdere la dignità e soprattutto anche fare in modo che le persone anziane si sentano partecipi della società, attive, attive. Ecco, quando si dice la terza età attiva si dice questo, cioè non lasciarli marginalizzati, addirittura non lasciarli come qualcosa da considerare come scarto della società. Allora, Mi questa. viene in mente una cosa, siccome in Europa arriveremo per primi ad avere un ministero della terza età, gli altri paesi non si sono mai posti questo problema, non solo, ma c'è un'altra piccola diciamo, difficoltà. In Italia tutta la questione sanità è in mano alle regioni.
Ecco, ci sono problematiche, sfide da vincere. Come si può fare? Beh, certamente. Infatti, questa mia premessa era una premessa di ordine generale che poi deve naturalmente concretizzarsi nelle cose concrete, a cominciare giustamente dalla sanità. La sanità, la Costituzione prevede che sia gestita dalle regioni, e allora è chiaro che nell'ambito di questo vincolo costituzionale ci devono essere anche quelle istituzioni e quei soggetti capaci di incidere nella regione in ordine a quella che è la situazione delle persone anziane. Ecco perché ci vuole anche un coordinamento nazionale. Come c'è il Ministero della Salute, che in qualche modo, l'abbiamo visto insomma anche recentemente, in qualche modo deve sovraintendere, deve cercare, e io credo che debba svolgere ancora in maggior misura questa funzione di coordinamento, nella fattispecie della sanità a livello italiano, così ci deve essere, e qui ritorna l'essenza e la funzione del Ministero, ci deve essere qua un soggetto istituzionale forte e comunque capace di incidere su quelle che sono le misure e capace di svolgere un coordinamento per fare in modo che come minimo ci sia un minimo comune denominatore tale certo. da garantire i livelli necessari per sostenere con dignità le persone anziane. Quindi un organismo super partes capace anche di programmare una politica. Capace di programmare i vari aspetti, perché quando parliamo di persone anziane parliamo di un mondo complesso che appunto, come dicevo prima, deve essere affrontato a livello di sanità, deve essere affrontato a livello di previdenza sociale, le pensioni, deve essere affrontato per quanto riguarda anche la sicurezza. Abbiamo affrontato anche temi per quanto riguarda come dire, gli aspetti collegati alle truffe finanziarie, tanto per dire, che creano veramente una grande preoccupazione. Sembrano argomenti, come dire, marginali, ma bisogna incidere anche da questo punto di vista. Quindi sono e poi anche un altro aspetto. Prima dicevo della parte maggiormente in difficoltà delle persone anziane, ma poi c'è anche una parte che fortunatamente si trova in condizioni normali, e quindi bisogna affrontare anche in questo caso l'utilizzo migliore della cosiddetta silver economy, cioè fare in modo che persone anziane che si trovano in condizioni di salute accettabile, buona, e che si trovano anche in condizioni economiche tali da poter svolgere una funzione attiva di vita, ecco, dobbiamo anche valorizzare questi aspetti. Come pure c'è tutta la dimensione per rendere attiva queste persone anche del volontariato. Il volontariato è una cosa meravigliosa, non si può pensare che persone che hanno la potenzialità di essere attive e quindi di svolgere una funzione sociale proprio per una carenza di natura organizzativa, di una carenza istituzionale, non possano mettere in atto tutte le loro prerogative, tutte le loro potenzialità. Ecco, da queste poche parole. Lei ha toccato molti argomenti e in molti settori. La Silver Economy è un'altra opportunità enorme, e quindi dalla salute a livello psicologico, la lotta sociale alla solitudine e ovviamente tutto quello che caratterizza le nuove aziende. Ci sono tantissime start-up, ad esempio, che cominciano a produrre per la terza età. E qui c'è un'opportunità di crescita non indifferente. Quindi questo ministero nasce come trasversale, come diciamo una politica di programma che potrebbe veramente interessare tutti gli altri comparti. Ecco, io volevo sapere chi sono i signores di Forza Italia e si appellano veramente a una forza trasversale? Sì, si appellano veramente ad una forza trasversale, pur essendo un'emanazione, pur essendo un soggetto
previsto dallo stesso statuto del Movimento di Forza Italia e quindi svolge un'azione di natura politica, partitica, però con una mansione precisa, quello di interessarsi, come è ovvio, di tutta la problematica della terza età. Da un punto di vista strutturale, il Movimento Seniores di Forza Italia è organizzato su base nazionale, appunto c'è un responsabile, e poi ci sono i responsabili delle regioni e via andare i responsabili delle province e dei comuni, in maniera tale da costituire una rete territoriale che possa affrontare anche i temi specifici delle varie realtà territoriali, perché in fin dei conti questo mondo è un mondo estremamente composito, come del resto è tutta la società, e quindi avere a disposizione anche soggetti che con particolare attenzione a livello anche comunale, rapportandosi con le strutture e le istituzioni comunali e quant'altro, ebbene si crea questo substrato, questo rapporto che è nella condizione di poter svolgere una promozione di questi temi anche localmente. Quindi è una struttura prevista dallo stesso statuto, ripeto. Io la ringrazio, Enrico Pianetta è stato con noi come responsabile dei signori. Posso aggiungere una cosa? Perché stiamo proprio pochissimi secondi, perché mi sembra interessante, quando stiamo facendo anche un'altra battaglia per istituire il garante nazionale delle persone anziane. Esistono garanti dell'infanzia, eccetera, eccetera, però in questo nostro paese manca il garante. Allora, nella prossima legislatura, io spero e mi auguro che possa essere istituito questa figura di controllo e di garanzia delle persone anziane nei confronti delle istituzioni. È stata già realizzata in Regione Sicilia la figura del garante della Regione Siciliana. Ci auguriamo che ci possano essere anche garanti in altre regioni, soprattutto con il coordinamento del garante nazionale. Mi sembra che l'abbia fatto anche il Comune di Genova, proprio come... Comune di Genova, sì, Comune di Firenze, il Comune di Roma. È un nostro cavallo di battaglia anche questo. Noi ci teniamo molto a parlare di un Ministero della Terza Età, perché è un'idea che giudichiamo non solo positiva, propositiva, ma è un'opportunità. Quindi noi siamo con voi, vi appoggiamo, siamo a disposizione come Network Italiano della Sanità Senza Età. Parlerà di questo e ci aggiorniamo presto, perché voglio tenere vivo questo dibattito e sentire che cosa ne pensano tutte le forze politiche, perché dobbiamo spingere in questa direzione. Grazie Enrico Pianetta, ci sentiamo presto. Grazie a lei, a Senza Età.